Allora, in primo luogo voglio ringraziare i consiglieri comunali per la qualità del dibattito. Devo dire, ci sono state, insomma, oggi, oltre ad essere una giornata molto importante, io ritornerò su questo tema perché io credo che oggi è un momento veramente importante, non per la nuova amministrazione, ma per la città. Insomma, c'è stata una qualità del dibattito molto alta, ringrazio sia, diciamo, la maggioranza che la minoranza, nel senso che c'è stata una serie di interventi, non solo che nello spirito giusto, che è uno spirito costruttivo nell'interesse della città e dei cittadini, perché è quello che tutti noi interessa, ma anche con delle proposte concrete che non solo vanno nella direzione del miglioramento del bilancio che approviamo oggi, ma danno anche un indirizzo per quello che dobbiamo fare in futuro. Perché oggi noi approviamo lo strumento finanziario che ci consentirà per la prima volta di amministrare secondo l'indirizzo politico di questa amministrazione, perché fino ad oggi noi abbiamo amministrato con l'indirizzo politico della vecchia amministrazione, perché avevamo un bilancio dove noi lavoravamo in dodicesimi. Devo dire, visto che la maggior parte delle voci era zero, quindi o dodicesimo, o decimi, o quinte, la stessa cosa, perché zero diviso 12, o diviso 10, o diviso 5, sempre zero fa, quindi non cambiava nulla, abbiamo sicuramente lavorato in delle condizioni che erano delle condizioni, diciamo, estreme. E malgrado questo abbiamo cominciato a percorrere una strada che sicuramente è la strada positiva in rispetto a quelle che sono le aspettative dei cittadini e quello che l'amministrazione e questo consesso comunale vuole realizzare. Questo bilancio ha una serie di diciamo, aspetti positivi che io voglio sottolineare perché sono emersi nel dibattito. Non tanto, ovviamente c'è un tema, io l'ho definito un bilancio di transizione, perché chiaramente non è che dall'oggi al domani noi siamo in grado di invertire una tendenza che è una tendenza che viene da lontano. Sicuramente però c'ha una serie di aspetti positivi. Io voglio ringraziare per Paolo per il grande lavoro che ha fatto, con una grande professionalità, una grande competenza che viene dalla sua lunga esperienza in Parlamento e al governo e che ci ha consentito di portare a Napoli una professionalità di cui noi non disponevamo. E quindi l'intervento, diciamo, il contributo che ha dato Pierpaolo in questo lavoro di riorganizzazione è stato un intervento determinante. Primo passaggio molto importante è stato l'impostazione del bilancio come bilancio triennale, che può sembrare insomma, una cosa quasi banale, ma rappresenta un cambiamento organizzativo estremamente importante. Questo è stato possibile perché grazie alle risorse del patto, che non sono sufficienti a risolvere tutti i problemi di Napoli, ma sicuramente ci hanno dato un respiro, noi abbiamo una certezza sulle somme che è una certezza pluriennale, che prima non esisteva. Avendo una certezza pluriennale sulla disponibilità dei trasferimenti, questo ci ha consentito di fare una programmazione realistica, cioè i numeri che stanno scritti in questo bilancio sono dei numeri veri. Quindi non sono dei numeri fasulli, quindi sono atti concreti, cioè quello che sta scritto è vero. A questo si sommano altri due aspetti molto importanti di grande cambiamento rispetto al passato. Io non voglio parlare del passato, però come diceva il consigliere Acampora, non è, insomma, da un punto siamo partiti. Cioè, da un lato c'è una chiara diciamo, chiarimento della situazione debitoria del comune, perché con la normativa che noi abbiamo avuto col patto per Napoli abbiamo messo un punto fermo su quella che era la situazione dei debiti commerciali del comune. Cioè, noi abbiamo un punto, diciamo, di svolta rispetto al passato, perché senza dubbio noi prima non c'era alcuna certezza su quelle che era la situazione dei debiti commerciali del Comune. Adesso abbiamo un punto fermo, sappiamo esattamente a una certa data quali erano i debiti che c'erano, quali erano quelli riconosciuti, quali sono quelli che pagheremo e questo ci dà una certezza rispetto ai debiti. Analogamente abbiamo impostato un discorso che ha una prospettiva chiara sul problema delle dismissioni immobiliari, perché questo è un altro tema molto importante.
avendo a disposizione il veicolo di Invimit, questo ci consente in maniera chiara di sapere esattamente quali sono gli immobili che hanno valore, diciamo, del patrimonio disponibile che noi possiamo dismettere, quanto valgono, e abbiamo un canale certo di dismissione. Quindi sicuramente noi non faremo nuovo debito nei prossimi anni, non ci sarà la possibilità, come è avvenuto in passato, di fare un bilancio dove si metteva una dismissione di centinaia di milioni del patrimonio immobiliare che poi non si realizzava, perché questo mi sembra un punto non secondario da sottolineare. La prospettiva che abbiamo messo in campo quindi ci consente di avere delle certezze. Napoli ha bisogno di certezze, cioè noi abbiamo bisogno di una programmazione certa, con risorse chiare, con la possibilità di non avere sorprese e di poter avere un quadro certo di quelli che sono gli investimenti che possiamo realizzare e delle spese correnti che possiamo avere. Una parte significativa dei disservizi che è stata amplificata negli ultimi anni è derivata da un bilancio che non aveva nessuna certezza di copertura, nessuna. Noi abbiamo avuto casi, adesso diciamo paradossali, di contributi che il Comune doveva dare. Faccio due casi, San Carlo e Premio Napoli, che diciamo oggi, insomma, in una breve pausa ho chiuso abbiamo chiuso il bilancio del Premio Napoli, dove ovviamente c'è che 2020 e 2021 i 100.000 euro che deve dare il Comune di Napoli non erano iscritti a bilancio, quindi alla fine si è promesso qualcosa che non si è dato, e di questo si può fare un elenco lunghissimo. Tutto quello che è stato messo quest'anno è tutto risorse che sono coperte e che quindi c'è una certezza, diciamo, nella corresponsione. Questo per un'amministrazione comunale è un primo fattore di serietà. Se noi ci impegniamo a fare una cosa, quella cosa va fatta. È inutile approvare un bilancio che è un libro dei sogni e fantascienza. Quello che abbiamo scritto sono soldi che esistono e che noi possiamo sicuramente erogare. Esiste ancora un punto interrogativo che è il tema dei contenziosi, perché noi stiamo, insomma, scavando nella cassa, nel cascione, e stiamo scoprendo che esiste tutta una serie di contenziosi, cause, anche con amministrazioni pubbliche di vario tipo, che giacciono ma che avanzano negli anni e che chiaramente queste possono rappresentare delle sorprese. Un caso già l'abbiamo avuto, gli 80 milioni della condanna per Bagnoli, che adesso stiamo cercando di ricomporre rispetto a un accordo tra tutte le componenti, diciamo, a livello governativo, per cercare di rientrare di questo debito, ma non è l'unico caso. Ci sono altri casi in movimento su cui ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa, ma che cercheremo di definire. Anche il tema che il consigliere Esposito ha evidenziato sul problema di chi non ha pagato le tasse dalla TARI, tutto quello però è tutto vincolato a dei contenziosi, non è che non hanno pagato, perché ci sono delle cause decennali che adesso si stanno ricomponendo con un tavolo per arrivare a delle transazioni che ci consente, con giusto equilibrio tra i ricorrenti, di arrivare alla chiusura della transazione e garantire il pagamento, perché abbiamo cose in Cassazione, in Consiglio di Stato, insomma, nei posti più svariati. Partendo da questo aspetto metodologico, che secondo me è un aspetto molto importante, che io credo che il Consiglio Comunale deve rivendicare, perché un'amministrazione seria della terza città d'Italia deve avere un bilancio che è scritto come si deve, perché questo significa che finalmente abbiamo un documento contabile che segue i crismi della serietà e della veridicità e che rappresenta un punto fermo per quello che sono le prospettive di sviluppo della nostra città. Ci sono dei segnali che sono importanti, non sono quelli che noi vorremmo, perché una città come Napoli, per avere una qualità dei servizi che sia all'altezza delle aspettative che tutti quanti abbiamo,
dovrebbe avere un'altra dimensione di risorse, questo lo sappiamo. Se confrontiamo Napoli con Roma, che sicuramente non è che sta molto meglio di Napoli dal punto di vista della qualità dei servizi, ci accorgiamo che la spesa pro capite che viene effettuata sui servizi essenziali è molto diversa. A Napoli si spende molto di meno. E questo fa sì che sia che per l'igiene urbana, che per i temi legati al welfare, per i temi legati ai servizi alle persone, per i temi legati all'educazione, noi spendiamo molto di meno. Spendiamo molto di meno perché abbiamo meno soldi. Abbiamo meno soldi perché i trasferimenti, la città è tra virgolette più povera e quindi chiaramente le tasse locali che risentono del reddito medio della città sono più, danno un gettito fiscale minore e che abbiamo una minore capacità di riscossione. Noi ci auguriamo di migliorare nella capacità di riscossione, questo è uno dei paletti che dobbiamo mettere in campo per il raggiungimento di una maggiore capacità di spesa, perché tutto quello che riscuotiamo di più significa spendere di più per i cittadini. Ovviamente dobbiamo anche efficientare i nostri servizi per fare in modo che questi investimenti poi corrispondano a dei servizi di qualità. Sono state individuate delle priorità che io condivido. I temi della manutenzione sono dei temi fondamentali. Noi sappiamo benissimo che la manutenzione della città non è all'altezza di quello che noi ci aspettiamo. È anche vero un'altra cosa, che se noi non manuteniamo i nostri immobili, le nostre strade, i nostri parchi, il livello di degrado aumenta così tanto che alla fine non basta più la manutenzione, le cose le dobbiamo fare da capo. Garantire una buona manutenzione significa ridurre gli investimenti del futuro per il rifacimento delle cose, perché se noi li manuteniamo bene possiamo garantire una migliore situazione dal punto di vista della qualità della gestione. Questo vale per le strade, vale per gli immobili. C'è questo grande tema che è molto importante e che noi dobbiamo affrontare con un focus specifico dell'edilizia pubblica residenziale, dove c'è sia un tema di manutenzione, sia un tema di realizzazione di un piano di dismissione che tuteli, diciamo, gli abitanti, cioè noi trasformare i nostri affittuari in proprietari rappresenta secondo me un passaggio molto importante, quindi dobbiamo trovare delle forme di agevolazione per fare in modo che chi abita in quelle case ne diventi proprietario, perché questo è un modo anche per dare una dignità come proprietari di casa rispetto a queste situazioni. Abbiamo un grande tema che riguarda il verde urbano, le strade, il tema della manutenzione ordinaria, che sicuramente diamo dei segnali. Dare 8 milioni alle municipalità non è poco, sicuramente ne avrebbero bisogno di più, ma adesso il vero tema è mettere le municipalità nelle condizioni di spendere questi soldi, che non è una cosa semplice, però credo che questo sia molto importante. C'è la necessità di migliorare anche la velocità di realizzazione delle opere che dipendono dal comune. E su questo interveniamo su un punto su cui dobbiamo fare i conti, abbiamo fatto i conti fino ad oggi, che è la povertà della nostra macchina amministrativa. Noi abbiamo un comune con poco più di 4.000 dipendenti, perché questo ce lo dobbiamo dire, quando altri comuni della nostra dimensione ce n'hanno più del doppio, e senza dubbio con alcune professionalità che mancano, e questo senza dubbio incide sulla qualità poi della macchina amministrativa, oltre che sull'organizzazione. Il fatto che noi finalmente facciamo un concorso per 1.000 persone è un segnale enorme, e questo è, io poi faccio affidamento che il miglioramento dei conti, penso che per Paolo l'ha spiegato, ci aiuterà anche un po' a scorrere le graduatorie, quindi questo è un numero di partenza ma non è il numero di fine sulle assunzioni che ne faremo. Questo ci consentirà di avere una macchina amministrativa che finalmente ha le persone che servono per poter amministrare una città complessa e grande come Napoli. Cioè, senza personale questa città non si amministra. È inutile che giriamo in tondo. Cioè, noi dobbiamo avere il personale, perché il personale è la base. Poi dopo c'è un tema di riorganizzazione dei servizi, ne parlavamo l'altro giorno sul tema del welfare, chiaramente la riorganizzazione dei servizi va fatta. C'è un tema di riorganizzazione della Polizia Municipale, che è un tema molto importante. C'è un tema di riorganizzazione dei servizi tecnici, su cui stiamo facendo una riflessione. È indubbio che c'è un tema, diciamo, di organizzazione, ma senza personale non possiamo fare nessuna organizzazione. Se non diamo il personale alle municipalità, le municipalità non vanno a fare niente. Cioè, è inutile che ci illudiamo
che arriva una, se non tieni nessuno, tieni tutto personale molto anziano, spesso anche un po' demotivato, noi non possiamo far nulla. Devo dire che io difendo molto il personale del comune, perché il personale del comune, malgrado i numeri sono piccoli, riesce a reggere bene o male un'amministrazione in, insomma, con che questa città si mantiene. Non è la città perfetta, non è la città migliore del mondo, non è la città che noi vogliamo e che noi realizzeremo, però insomma questa città esiste, se esiste perché, diciamo, nella sua amministrazione, perché esiste una macchina comunale con dei dipendenti che lavorano e cercano di fare il massimo di quello che fanno. Oggi noi abbiamo una grande occasione di poter realizzare un grande investimento sul personale facendo dei concorsi trasparenti, questa è una cosa molto importante perché i concorsi debbono essere super trasparenti, in cui si garantisce l'accesso di giovani che sono motivati, che ha la possibilità, tanti giovani di questa città, di poter entrare nel comune, come si faceva tanti anni fa, che era una grande ambizione dei giovani di questa città. Noi dobbiamo riportare i giovani migliori di questa città a investire sull'amministrazione comunale, che solo così potremmo avere un'amministrazione comunale di qualità. Del resto, se noi andiamo a Bologna, andiamo a Milano, andiamo a Roma, troviamo un sacco di napoletani che lavorano in quelle amministrazioni comunali. Non vedo perché non debbano lavorare nella loro città e dare il loro contributo per questa grande sfida che noi abbiamo davanti. Ovviamente in questo grande sforzo che noi facciamo c'è un ruolo fondamentale, che è il ruolo delle partecipate. Il tema della partecipata è la vera sfida che noi abbiamo davanti. Questo significa ASIA, significa ABC, significa NM, significa Napoli Servizi. Noi lavoreremo su un piano, diciamo, di riorganizzazione. Io confermo un principio che ho detto dall'inizio, cioè la nostra intenzione è di valorizzare le municipalizzate, le partecipate che noi abbiamo. Non abbiamo nessuna intenzione al momento di fare nessuna privatizzazione, che sarebbe avvenuta col dissesto, perché il dissesto avrebbe determinato la liquidazione delle partecipate, perché questo ce lo dobbiamo ricordare. Cioè 7 mesi, perché noi sono passati 8 mesi. 8 mesi fa noi avevamo il comune in dissesto, che significava la dismissione delle partecipate, l'impossibilità di fare qualsiasi investimento e il blocco di tutte le assunzioni. Cioè questo era, mo assumiamo 1000 persone, manteniamo le partecipate che assumono e non vengono dismesse, e abbiamo la possibilità di fare degli investimenti. Questo, devo dire, è una grande conquista di questo Consiglio Comunale, che io rivendico come conquista di questo Consiglio Comunale. C'è il Sindaco, c'è la Giunta, ma è il Consiglio Comunale che ha raggiunto questo risultato, e questo risultato va, diciamo, rivendicato dalla maggioranza e dalla minoranza, perché è stato uno sforzo collettivo che abbiamo fatto. Non c'è stato uno oggi, quando io mi incontro con agli esponenti del governo, gli esponenti del MEF, quando noi ci incontriamo con loro, mentre 8 mesi fa Napoli veniva considerata come una causa persa, cioè come praticamente una cosa dove praticamente metterci una pietra tombale sopra, devo dire adesso il clima è completamente cambiato, perché oggi c'è fiducia, la gente ci chiama e ci dice: ma vogliamo fare questo, vogliamo fare quell'altro. Poi dobbiamo vedere se noi saremo in grado di fare questo o quell'altro, però almeno il clima e la disponibilità, la reputazione della nostra città e della nostra amministrazione è cambiata in maniera sostanziale. Ma noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questo cambio di clima. Io sono confidente che lo faremo, il clima di oggi mi conferma che lo faremo, perché abbiamo un ottimo Consiglio Comunale, un dibattito sereno e qualitativo, abbiamo la possibilità veramente di realizzare delle cose che io stesso 8 mesi fa non ci avrei mai creduto che saremmo arrivati a questo punto. È ovvio che la sfida delle partecipate è una sfida importante, anche là va fatta una considerazione: c'è un tema di management che noi sappiamo che deve essere rafforzato, c'è un tema di reclutamento anche lì, perché ASIA ha tutti i limiti del mondo, ma se tu non tieni gli spazzini non puoi spazzare, perché, diciamo, quindi il concorso che viene fatto, che io ricordo che il primo concorso che viene realizzato, diciamo, credo da quando è stata costituita ASIA, la prima volta che si fa un concorso, è un altro risultato estremamente importante. Fino adesso sono state fatte solo stabilizzazioni.
abbiamo risolto un problema importante, che è il problema dei CUB, che ci bloccava qualsiasi possibilità di fare il concorso, si è chiuso un accordo importante. C'è il tema di ANM che stiamo affrontando, che significa più qualità del management, significa la possibilità di aprire le linee ed aumentare la durata del servizio, è una delle priorità che noi abbiamo, durata del servizio e apertura delle linee, dove anche là abbiamo ereditato una situazione particolare. È stato il primo caso, penso, negli ultimi 30 anni che un collaudo dei treni ha avuto esito negativo, cioè penso non si è mai verificato nella storia, a noi è capitato. Cioè abbiamo una linea 6 dove è stato speso 1 miliardo per fare una linea 6 e non c'è il modo di far entrare i treni dentro la linea 6, quindi dobbiamo usare i treni di Italia 90, che è nato, insomma, nate cosa, diciamo, perché normalmente se uno fa una linea di una metropolitana, la prima cosa che pensa è come faccio entrare i treni. È come se io mi compro un garage dove non c'è la porta, quindi praticamente non posso entrare con la macchina. La situazione quest'è, cioè, quindi però insomma ci dobbiamo adattare a questa situazione e cercare di risolvere questi problemi, perché è inutile che rivanghiamo i fatti di prima. Giustamente i cittadini dicono: voi state là, vi siete candidati, dovete risolvere voi i problemi. Questo è giusto, perché il cittadino elettore dice: mo ci state voi, visto che lo sapevate, questo è quello che dovevamo trovare e questo abbiamo trovato. Però io credo che noi stiamo percorrendo la strada giusta, che è una strada che è fatta, prima cosa, di chiarezza nei confronti dei cittadini, cioè non raccontare balle, cioè diciamo la situazione com'è, di una visione pluriennale. E adesso noi dobbiamo avere, anche dopo che abbiamo superato questa prima fase emergenziale, un progetto per la città, che significa avere un progetto sullo sviluppo della città dal punto di vista nel bilancio. Insomma, c'è la costituzione dell'ufficio di piano che ci consentirà di cominciare a rivedere il tema del piano regolatore. Cioè, oggi noi abbiamo un piano regolatore che è di 30 anni fa. Chiaramente una città che si sta sviluppando significa aprire una nuova frontiera in quella direzione, che è un aspetto dal mio punto di vista molto importante, perché si apre un dibattito su un tema che credo che noi oggi dobbiamo pensare a come deve essere la Napoli del 2050, quindi lo dobbiamo cominciare a costruire oggi. C'è un tema molto importante che pure dobbiamo affrontare, che poi si collega anche col tema delle partecipate, che è il tema della sostenibilità ambientale della nostra città. La sostenibilità ambientale significa il ciclo integrato delle acque, che è un tema fondamentale, che significa non solo la distribuzione dell'acqua, su questo il tema di ABC è fondamentale, significa il collettamento dei reflui fognari, significa la gestione degli impianti di trattamento delle acque. Conseguenza di questa significa finalmente avere un mare più pulito. Avere un mare più pulito significa riconquistare il mare alla città, perché se noi vogliamo avere un mare più pulito, significa che dobbiamo avere un ciclo delle acque che funzioni. Questo significa San Giovanni, significa Bagnoli, dove abbiamo temi di diversa complessità, però questo è un aspetto molto importante. C'è il grande tema del ciclo dei rifiuti. Se oggi Asia è in difficoltà, non è solamente perché ha poco personale, è perché il 35% del bilancio di Asia è il costo di smaltimento. È un'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti, dove il 35% di quello che incassa lo deve dare a un altro per la gestione dei rifiuti, non può reggere, è insostenibile questa azienda, perché la qualità del servizio è un servizio scadente. Allora, per questo che cosa significa? Significa fare gli impianti. Noi siamo già assunti una responsabilità molto importante, che è l'approvazione dell'impianto di compostaggio di San Giovanni, perché gestire gli impianti di compostaggio significa ridurre enormemente il costo di smaltimento. Significa anche immaginare un rapporto, adesso stiamo facendo le valutazioni, ovviamente anche il costo da oggi dello smaltimento, della tritovagliatura, del conferimento all'inceneritore è un ciclo molto costoso.
anche questo va visto in un ragionamento che dobbiamo fare a livello di area metropolitana, a livello di regione, perché oggi il tema reale non è tanto, cioè è importante, noi non vogliamo tenere la spazzatura per strada, ma lo smaltimento della spazzatura ci deve costare di meno. Cioè per costare di meno dobbiamo avere noi gli impianti, li dobbiamo gestire noi, perché questo ci consente di avere delle economie di scala che sono enormi. Se invece di spendere 70 milioni oggi per lo smaltimento ne spendiamo 40, quei 30 milioni che tu risparmi li puoi mettere sulla qualità del servizio, puoi lavare le strade, li puoi spazzare, puoi fare più cicli di prelievo, cioè significa far rimigliorare enormemente il servizio. Discorso analogo riguarda sulla transizione ambientale il tema dei trasporti. Il tema dei trasporti è un tema molto importante, perché c'è da un lato il tema della qualità del servizio, che è il tema principale, e dell'allungamento del servizio. C'è anche un tema che è il tema che noi abbiamo troppe macchine che arrivano a Napoli. Cioè noi oggi abbiamo, credo, se andiamo a vedere le statistiche di arrivo, noi abbiamo troppe macchine che arrivano a Napoli. Questo significa inquinamento, significa traffico, significa parcheggio selvaggio. Allora noi dobbiamo avere la garanzia di avere un sistema di trasporti urbano che sia efficace, ovviamente questo riguarda sia il centro che la periferia. Abbiamo anche un problema del trasporto extraurbano che deve essere efficace, perché se le persone non sono in grado di arrivare a Napoli perché non arrivano i treni o non arrivano gli autobus, arriveranno con la macchina. Quindi anche la dimensione del trasporto non è una dimensione che riguarda solo ANM, riguarda un discorso più ampio che noi dobbiamo migliorare. Concludo con due punti che sono dal mio punto di vista molto importanti, oggi parlando anche del tema del turismo. Da un lato il tema della sicurezza. Il problema della sicurezza non è solamente un problema che riguarda i turisti, è un problema che riguarda anche i cittadini, cioè i cittadini debbono essere sicuri ancora prima dei turisti che arrivano in città. E noi su questo stiamo premendo moltissimo, raccolgo anche la sollecitazione che è venuta dal consigliere Maresca, stiamo premendo moltissimo sulla prefettura, sul Ministero degli Interni, perché è chiaro che su Napoli c'è oggi un'arretratezza rispetto a una serie di problemi. I temi della videosorveglianza, sappiamo, Napoli sta molto indietro sulla videosorveglianza rispetto ad altre città. Noi possiamo operare per efficientare gli impianti che già ci sono, ma ci vuole un impegno straordinario per aumentare ci vogliono investimenti di alcuni milioni di euro che debbono essere fatti a livello centrale, adesso stiamo ragionando un po', sul tema per garantire una migliore videosorveglianza in città. C'è un altro aspetto che è molto importante, che è l'efficacia della nostra Polizia Municipale, che ovviamente sta lavorando con forze ridotte, tanto che abbiamo nel piano di assunzioni abbiamo dato uno spazio importante alla Polizia Municipale, ma è chiaro che noi dobbiamo migliorare la capacità di integrazione con le altre forze di controllo del territorio. Ieri abbiamo avuto un'ulteriore riunione in prefettura, perché un presidiare luoghi come Piazza Garibaldi, ma non è l'unico luogo, non si può fare solo con le forze con la Polizia Municipale, ma ci vuole un intervento interforze, perché questo è molto importante. L'altro aspetto che riguarda il tema turistico è il tema della salvaguardia del centro storico. Noi vogliamo fare in modo che il nostro turismo sia un turismo che per noi è importante, perché porta economia. Cioè ogni fine settimana, adesso Teresa conosce ben meglio i dettagli, il flusso turistico significa portare dai 40 ai 50 milioni in città. Cioè questo perché tra alberghi, spese, insomma, che significa economia, quindi significa stipendi, gente che vive. Però è chiaro che le persone vengono nella nostra città perché, oltre che per le nostre bellezze, per le nostre caratteristiche del centro storico. Quindi noi dobbiamo evitare che l'invasione turistica stravolga la qualità del nostro centro storico. Per far questo abbiamo bisogno di un turismo di maggiore qualità, come veniva ricordato, non il turismo mordi e fuggi. Abbiamo bisogno di un sistema di regole nel centro storico che sia capace di coniugare quella che è la conservazione del centro storico con quella che è l'uso del centro storico,
che significa che ognuno deve rispettare un po' di regole. Se ognuno vuole fare quello che vuole, non è che andremo lontano. Questo significa occupazione del suolo pubblico, significa un miglioramento della qualità dei servizi, ma anche rispetto delle regole del deposito dei rifiuti, dell'uso degli spazi e delle trasformazioni urbane. Abbiamo l'inquinamento acustico, abbiamo l'eccesso di bed and breakfast, insomma ci sono vari interventi che vanno fatti. C'è la Commissione UNESCO che in questa direzione deve lavorare, perché esiste anche un tema di vincolo rispetto al centro storico su cui vanno fatte le cose. E concludo. Io credo che oggi ci avviamo verso questa approvazione del bilancio. È un momento importante per la città, un momento importante per la città non solo per quello che abbiamo realizzato, per il lavoro che è stato fatto, per la cooperazione istituzionale che è stata messa in campo, ma perché oggi dimostriamo ulteriormente che Napoli è una città di persone serie, perché il fatto che noi siamo allegri, che da noi ci piace la musica, che ci piace pizza o mandoline e roba del genere, non significa che non siamo persone serie. Napoli deve riacquistare, sta riacquistando quel senso di serietà che non è antitetico rispetto alla napoletanità. Esiste una Napoli che è fatta di napoletanità e di serietà. Le due cose non sono antitetiche. Quindi noi siamo perfettamente in grado, come Consiglio Comunale, nella sua interezza, a rappresentare questa Napoli, che è la Napoli che è sempre esistita, cioè di persone serie, persone che lavorano, persone che nella loro allegria e nel loro senso di inclusione e di flessibilità però sono in grado di mantenere una serietà nel rispetto degli impegni e nel rispetto delle regole. Questo è un presupposto fondamentale. Ovviamente io raccolgo tutte le sollecitazioni che arrivano di avere sempre un maggior dialogo, un maggior confronto, una maggiore capacità di ascolto. Noi però credo che se abbiamo dato una linea politica chiara, che significa ascoltare tutti, parlare con tutti, stabilire delle priorità, realizzarle e mantenere degli impegni, e soprattutto parlare con i fatti, parlare con tutti, però parlare con i fatti. Noi abbiamo la necessità di realizzare delle cose, perché è quello che i nostri cittadini si aspettano, i nostri concittadini, e sono convinto che con questo primo passo dell'approvazione del bilancio e con il continuare questo percorso di collaborazione, cooperazione, dibattito, discussione, anche forte, che però è importante perché questo ci aiuta a migliorare, ad andare avanti, riusciremo a dare una risposta importante ai napoletani, ma soprattutto riusciremo a riportare Napoli nel posto che merita, cioè essere un punto di riferimento non solo per il sud Italia ma per tutto il paese, perché credo che Napoli merita molto di più di quella che è stata negli ultimi anni. Io credo che col lavoro comune riusciremo a fare bene, a fare delle cose sensate, concrete e serie, dando una risposta a tutti. Grazie.